Ciao a tutti, sono Davide di Cotto al Dente. Oggi allenamento muscolare coi pesi. Io ho quelli da 7,5. Addome iniziale 8 minuti, poi un circuitone molto più muscolare e alla fine giusto 7-8 minuti di HIIT. Non troppo intenso comunque. Livello intermedio. Iniziamo. Riscaldamento. Che qua un freddo allucinante. Per fortuna mi vengono a risolvere. Muoviamo le braccia. Perché sabato abbiamo qua l'evento live, purtroppo ve lo dico già, è già tutto sold out, c'erano 20-22 posti massimo, è sold out da più o meno 2 settimane. Facciamo 2 ricette pre-workout, cioè prima di fare l'allenamento cuciniamo 2 ricette, apriamo le braccia, poi facciamo un workout da 40 minuti sabato mattina e poi facciamo uno show cooking di un'altra ricetta e poi si mangia tutti assieme. Andiamo giù pianino, sabato 14, però questo evento ormai è sold out, se ne farò degli altri e comunque ne farò, ve lo dirò. Andiamo giù bene, scaldiamo un po' così, scaldo anche i polsi, da una parte, dall'altra, vado giù a destra e sinistra. Dai che oggi si punta direttamente a Pasqua, primo giorno di lavoro di gennaio dopo le feste, prossimo obiettivo è Pasqua. In realtà io apro un po' le gambe, adesso vado giù a prendermi il piede, io in realtà ho prenotato oggi per andare in Messico, fine febbraio vado a farmi della tequila, dai dai, tocco il piede opposto, muy bien. Siamo caldini? Un pelino? Allora, addome a domicilio, muscolare coi pesi, tabata un po' più alta intensità finale. 41 minuti di lavoro effettivo. Bene, si parte. Addome a domicilio. Partiamo col crunch classico. Piedini a terra e faccio del crunch. 2, 1, via. Ho preso il volo Bologna-Cancun. Quindi, se qualcuno fosse stato recentemente in Messico e avesse delle dritte da mandarmi, non so, dei ristoranti, degli hotel, zona Cancun, Tulum, quella parte lì, io le accetto volentieri i vostri consigli, eh? Mi raccomando, 18... Forza, 12, tiello, 5, ci siamo, forza, 2, 1, pausa 15, lying, leg raise, gamba mono, parto con la sinistra su, ok, e faccio questo per 45 secondi, 3, 2, 1, via, lying leg gamba mono, per bene, 45 secondi di lying leg gamba mono sinistra, si sentono parecchi, eh? Parecchio, forza, su, giù, su e giù, dai che lo tengo. Oh, vi do una bella notizia. Quella di oggi la salvo, l'avevo già detto nelle storie. Faccio un'altra diretta, che dovrebbe essere giovedì mattina, penso. Quella non la salvo, ve lo dico già prima, sappiatelo. Pausa. Lying leg, gamba destra. Non la salvo perché faccio l'hit no jump del piano Push Your Limits, ok? Che trovate sull'app. Lying leg, gamba destra, via, dopo ve la metto che la facciamo giovedì mattina, ore 7, classico nostro, e via, per bene, dai dai, 25, lying leg, gamba mono, si sente, eh? Ah, preparatevi già anche i pesi che ci servono
non al prossimo esercizio, ma nell'addome ve li ho inseriti. Sono 4 senza pesi, 4 coi pesi, 2, 1, pausa 15, crunch mani unite, che vuol dire mani unite, vado a sinistra, vado a destra, ci siamo? Via, sinistra, destra, sinistra e destra. Forza, di qua, di là, di qua e di là, hop, 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 forza, miseria all'addome, brucia, che brucia, che brucia, ma d'altronde devo andare in Messico. Ci dovrò arrivare con un po' di tartarughina? Un pochino, dai. 2, 1, pausa 15. Prendo i pesi, poi prendo il peso. Sit up destro. Peso mano destra e vado su facendo il sit up. Questo è tosto. Dipende quanto hai di peso. Via. Iniziamo anche coi pesi. Visto che oggi ho un muscolare total body, vi ho già inserito un po' di muscolare parte alta nel sit up. Uff. 25. Solo 20. Uff. 15. Uff. 10. 5, 2, pausa 15, faccio il sinistro, 5 secondi e si va, 3, 2, 1, via, tra l'altro stanotte mi sono svegliato prestissimo, alle 3:30, non so perché, sono svegliato. Mi sono messo a guardare un film dalle 3:30 alle 5:30. Poi mi sono messo a guardare una serie, Ginny e Virgi, una roba del genere, su Netflix. Poi sono andato a fare una passeggiata. Così, dopo pranzo ho dormito un'oretta perché stavo morendo. Dai, dai, 5 secondi. Il braccio si sente. Pausa 15. Altri 2. Poi abbiamo finito. Tipo il clap crunch. Faccio il crunch, passaggio, peso dietro le cosce. 2. 1. Via. Mi sa che stasera andrò a letto presto, eh? Che dite? Che dite? Mi addormento in fretta, mi sa. Forza, 30 secondi. Muy bien. Dai, dai, 22. Miseria se si sente sto addome oggi. Se si sente l'addome. 12. Continua. 8. 5, 2, 1, pausa, ora uno statico, ma è bastardissimo, non fatevi fregare, tamburello, peso in mano, indietro, pronti? Via, tamburello, peso indietro, più le gambe sono giù e più le braccia sono giù, più è complesso. Cioè, così è molto molto complesso. Così è più facile, così è una via di mezzo. Scegliete voi come massacrarvi. In base a come è stata la vostra giornata di oggi, decidete cosa fare.
Ancora 15, dai. Tiello, tiello, tiello. 10 secondi. Se brucia l'addome. 5. Bang. Addome a domicilio era più breve del solito, 8 minuti oggi. Muy bien. Addome a domicilio. Check. Adesso abbiamo il muscolare. Bevi un sorso. Te lo spiego, perché è un muscolare in realtà abbastanza attivo. Sono 3 blocchi da 40 secondi di lavoro, poi 40 secondi di pausa. Io metto le mani in tasca, sto così oggi. Ti spiego gli esercizi. Allora, ogni volta si ripete 2 volte, per cui avremo destra e sinistra in alcuni. 2 pesi oppure uno, scegli te. Se è uno lo tieni al centro, se sono 2 li tieni così. Affondo gamba mono, in equilibrio. Quindi la gamba destra è a terra, la sinistra è in equilibrio. Vado giù e salgo. Questo è il primo. Il secondo, snatch mono, thruster mono. Io parto col lato destro. 40 secondi esercizio, un muscolare infame, te lo dico, eh. Dai, facciamo con un peso il primo. Sempre con un peso, ci sta. Via. Affondo mono con un peso. Gamba destra, la sinistra è sollevata. Facciamo con uno perché comunque è abbastanza intenso, per cui non voglio esagerare. Voglio concentrarmi bene sul movimento. La sinistra è sospesa, se vedi, eh. Io vado giù e su. Vado giù e su. Forza, 12 secondi, poi snatch mono destro. Dai che lo tieni. 5, 2, ancora 1. 40 di snatch mono destro. È muscolare, per cui non devo andare a canna. Però lavorando per 40 più 40, 1,20. Più 40 fa 2. Quindi lavorando per 2 minuti di fila, anche se è un muscolare, ok, alla fine sentirete un po' di fiatone alla fine del blocco da 2 minuti. Il terzo è thruster mono, quindi sto lavorando sulla destra e continuo a lavorare thruster mono destro. 5, 2, ora squat, spinta, squat e spinta. Peso è solo nella mano destra. Dai, 30 secondi, poi abbiamo la pausa. Ho cercato di farvi lavorare sempre così, un po' stile PHA, ok? Parte bassa, parte alta e combo delle due parti. Quindi un muscolare un po' PHA, non sempre così, eh? 5, 2, 1, pausa 40, appoggio il peso. Essendo muscolare vi ho dato anche un bel riposo di 40 secondi. Cambio lato, ok? Quindi ho il lato sinistro. Rifiata, riposa, riprendi. Affondo mono, gamba sinistra in questo caso. E la destra è sospesa, quindi sono in equilibrio, vado su e giù. Se non riesci col peso, fai senza peso, eh. No problem. Don't worry. Don't worry. 3 si va. 2, 1, via. Affondo mono, gamba in equilibrio. Cerco di tenere la schiena dritta e vado su e giù. Adesso mano a mano che diventeremo bravi a fare questo nei prossimi workout, magari ve lo metto che quando saliamo portiamo anche sul peso. Intanto impariamo bene a fare il movimento. 15, dopo lo snatch sinistro. 10, 5, 2, poggio il peso, snatch sinistro. Forza, hop,
e via. Snatch sinistro, su e giù per bene. 25, 20, dai che lo tieni. Dopo abbiamo thruster sinistro, quindi thruster mono. Come vedi non sto esagerando con la velocità, eh? Dai, tiello, 5, 2, 1, squat, spinta, squat, spinta. Però come ti dicevo, lavorando per 2 minuti di fila, arriviamo alla fine dei 2 minuti che il cuore è altino, che il cuore si sente. Dai, 20 secondi. Oh, ma avete visto il panino che ho fatto oggi a pranzo? Cioè, ne avrei mangiati 400.000 miliardi. Erano una bomba, una bomba. 5 secondi. 1. Pausa 30 ho messo però. Così, a cazzo diciamo, perché ho sbagliato nel timer. Vabbè, adesso abbiamo deadlift. 2 pesi, quindi deadlift doppio. Scendo, salgo, punte dei piedi. Alzata cross per il petto. Goblet, ok? Goblet e porto su. Deadlift più punte dei piedi. Via, deadlift, salgo, punte dei piedi, giù, su e punte dei piedi. Così facciamo lavorare anche i polpacci. Deadlift, punte dei piedi, deadlift, punte dei piedi. Forza, giù, su, giù e su. 15 secondi. Il prossimo è alzata cross del peso. 8, 5 secondi, 3, alzata cross, il corpo è fermo, l'addome è contratto e alzo, boom, boom, così, boom, 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 dai, che il prossimo è goblet squat, per cui gambe stile sumo, i pesi in mano al centro, quando salgo, salgo anche con le braccia. 5, 3, 1, adesso goblet sulle braccia, goblet su e su. Arrivo con le braccia così, ok? Non vado qua, sto qua. 18. Uff. 12. Uff. 8 secondi. Uff. Uff. 1. Pausa 40. Questo lo ripetiamo uguale uguale, perché non c'era destra sinistra, è uguale uguale a come l'abbiamo fatto. Però è la pausa di 40, perché ovviamente ho sbagliato il timer solo alla fine del secondo blocco, che forse era meglio sbagliarlo alla fine del primo, e invece no, mi piaceva farlo così, vabbè. Di nuovo deadlift più punte dei piedi. Respira, si riparte in 5. Deadlift più punte dei piedi, eh? 1. Via. Deadlift, punte. Deadlift, punte dei piedi. Controlla bene il movimento. Non mi andare a canna. Ti faccio fare la sudatina alla fine. Abbiamo la sudatina da fare gli ultimi 8 minuti, eh? 15 secondi, 10, dai che ci siamo, solo 5,
poi alzata cross, 2, ora alzo cross, op, op, controlla bene il movimento, alzata cross, 22, ce l'hai, lo controlli e lo tieni. Il terzo è come prima, goblet più alzata dei pesi, 3, 2, adesso goblet e alzo su, giù e alzo, porto i pesi in verticale, li metto orizzontali, controlla il movimento, non strafare, vai giù e sali, vai giù e sali, 10 secondi, lo tengo, 5, 2, pausa 30, terzo blocco di lavoro, allora coi pesi, fate finta che abbia i pesi in mano, scusate, ok, in mano, li metto sulle spalle, sumo, sumo, porto giù i pesi, goblet, sui pesi, sumo, ok, due sumo, un goblet, push up e rotation coi pesi, tutto da un primo lato, da uno stesso lato, tanto partiamo con questi, poi l'ultimo ve lo dico dopo, oh, sumo, sumo, giù i pesi, goblet, sumo, sumo, giù i pesi, goblet, sui pesi, sumo, sumo e goblet. Poi devo andare a terra perché ho push up e rotation. La rotation col peso in mano la facciamo sempre dallo stesso lato, eh? Dai, 5 secondi, poi push up e rotation. Ora faccio push up, rotazione, tutto dallo stesso lato la rotazione per i primi 40. Finito questo, torniamo in piedi che abbiamo a fondo mono. Quando salgo bicipiti, ma quando salgo, ok? Io parto a fondo mono, visto che ho fatto adesso braccio sinistro, faccio gamba sinistra di affondo mono, eh? Così mantengo lo stesso lato. 2. Ora in piedi, affondo mono sinistro, salgo bicipiti. Affondo, salgo bicipiti. Qua il cuore un pochino sale, eh? Abbiamo messo degli squat, abbiamo messo il push up, è chiaro che un po' più sul cuore va, non in maniera esagerata, ma un po' più su va. 10, 5, 3, pausa 40. Qua ripeto, ovviamente il rotation in questo caso è destro, e l'affondo posteriore in questo caso è destro. Io bevo un sorso. Questo qua è il terzo blocco, lo sto accusando un po' di più. Il primo si sentiva, ma eravamo all'inizio. Il secondo era più muscolare che altro. Questo è anche un po' più attivo, per cui si sente. Prendo i pesi, si parte in 5. 2 squat, 2 sumo, un goblet. Via. Sumo. Sumo, giù i pesi. Goblet, sui pesi. Sumo. Sumo, giù i pesi e goblet, sui pesi. Sumo. Sumo, ve li faccio muovere oggi sti pesi, eh? Dai. È muscolare, però ho voluto farlo un po' attivo.
12 secondi, dai. 8. 5 secondi, poi push up e rotation. Adesso a terra. Un push up e ruoto a destra. Push up e ruoto. Push up, ruoto. Per bene. Forza. Hop. 15. Solo 10. Poi affondo destro, posteriore e bicipiti quando salgo. 1. Adesso in piedi, affondo destro, bicipiti in risalita. Forza. Questo si sente. Pensate che adesso avremo anche la pausa solo di 30, per cui non sarà facilissimo. 15 secondi, poi pausa. 8. 3. 1. Pausa 30. Affondo camminata. 1, 2, in base a quanto è lungo andate avanti, 3. Bicipiti vicino al petto. Quindi così. Ok? Deadlift. Peso sulle spalle, squat, spinta. Ci siamo? 2, 1, affondo camminata, controllo il ginocchio che non deve superare la punta del piede. Saluto la pianta, ciao pianta, e cammino. Dopo ho i bicipiti vicino al petto. Forza. Mi giro. 15 secondi. Ancora 8. 5. Dai, dai. Passettino. Opla. Bicipiti vicino al petto. L'addome è fermo. Contratto. Uno e l'altro. 22. Poi ho deadlift doppio. Pesi sulle spalle, squat e spinta. 12 secondi. 8. 3. Ora deadlift. Pesi e su. Ancora. Deadlift, pesi spalle, squat, press up. Deadlift, pesi, tac. È un military press alla fine, eh? Ancora. 15 secondi. Posso aumentare un po' l'intensità del military press, quindi andare un po' più veloce. L'importante è far bene il movimento, però, eh? Mi raccomando. 3. Pausa 40. Appoggio i pesi. Ripetiamo gli esercizi. Affondo camminata. Bicipiti vicino al petto. E military press. 18 secondi si va, eh? Come va? Mandiamo un pelo sul cuore? Dopo ve lo mando io col finale, col Tabata, se non fosse ancora salito abbastanza. 2, 1, via. Affondo camminata. Affondo, affondo, mi giro. Affondo, affondo. E affondo e mi giro. Affondo, affondo,
affondo, giro ancora, track, track e track. Se avete un corridoio di 1000 metri, andate sempre dritti senza girarvi. Io per ragioni di telecamera mi giro qua, che già un po' sto uscendo, però va bene, ok? Ora bicipiti vicino al petto, dai. 40 secondi. Dopo military press e dopo abbiamo l'ultimo blocco del muscolare. E poi vi faccio fare un piccolo hit. Poi piccolo per modo di dire. Sono 8 minuti. 12. Sono due tabata di fila praticamente. 5. Adesso deadlift, pesi, squat, press up, ok? Deadlift, pesi, squat and press. Ancora deadlift, pesi, spalle, squat, press. Via. Deadlift, pesi, squat, press. Forza. 15. Otto secondi, lo tengo, 3, 1, pausa 30, ultimo blocco, affondo cross to post, primo giro tutto destra, tricipite dietro la schiena, in questo caso doppio, affondo stretto, più press up, mono, dello stesso lato che facciamo l'affondo cross to post, via, cross, post, su, cross, post e su, 1, 2 e su, 1, 2 e su, op, su, op, op, su. Ancora 15 secondi. 10. Forza, Solo 5. 3. Un peso solo. Tricipiti dietro la schiena. Spingo bene su. Sono 40 secondi. Tengo bene l'addome contratto. I gomiti si vogliono avvicinare e via. 18. 12, poi affondo stretto destro, più press up mono destro. 5. Forza. 2. 1. Affondo stretto destro, press su. Affondo, press, così, dai, dai che è l'ultimo blocco, dai che è l'ultimo blocco, ancora 20 secondi, poi ripetiamo per l'altro lato e il muscolare è finito, 12, dai non mollare, solo 10, hop, 5, 2, 1, pausa 40, altro lato, cross to post, come va? Todo bien? Todo bien direi, dai, 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 dai. Affondo cross to post sinistro. 8 e si va, Prendo già i pesi. Dai, che poi abbiamo finito il muscolare. 1. Via. Cross, post, su. Cross, post,
e su, 1, 2 e su, 1, 2, su, dai, 22 secondi, forza, poi di nuovo tricipiti dietro la schiena, io ho usato entrambe le braccia prima, se l'avete fatto mono, rifate mono, se avete fatto come me, tutte e due, fate tutte e due, 3 secondi, appoggio un peso, tricipiti dietro la schiena, forza, controllo bene il movimento, dai dai, non mollare, 22, tienilo, tienilo, 15, solo 8, 3, 1, affondo mono, stretto sinistro e spinta su, dai che dopo questi 40 secondi il muscolare è finito e facciamo il tabatino, 28, dai dopo questo il tabatino, dai che lo tieni, 18, op, 13, ci siamo, 10, chiello, 5, 2, 1, bang, via i pesi, muscolare fatto, via i pesi, bevi e abbiamo 8 minuti di Tabata. Allora il Tabata è un classico 20-10, ok? 20 lavori, 10 pausa, 20 lavoro, 10 pausa, corpo libero. Per renderlo meno noioso, invece che fare due esercizi da ripetere 4 volte, facciamo tutti e 4 gli esercizi e poi dopo li ripetiamo. Anzi, facciamo così che è ancora meno noioso. Un esercizio, cioè due esercizi li facciamo 2 volte, poi passiamo agli altri e dopo li rifacciamo. Ancora più bello così. Te li dico intanto gli esercizi. Salto destra e sinistra del tappetino. Ok? Di qua e di là. E sit-up tocco piede. Questi due esercizi intanto li facciamo 2 volte. 3, 2, 1, via. Salto destra e sinistra del tappetino e tocco in terra, tipo un drop squat laterale. Cioè non è tipo, è un drop squat laterale. 8, forza, 5, dai che lo tieni, 2, 1, pausa 10, sit up, tocco piede, mi preparo e vado, 3, 2, 1, via, sinistra, destra, sinistra e destra. Qua invece il ritmo lo voglio, qua il ritmo intenso lo voglio, forza, 8, 5, 1, pausa 10 in piedi, drop squat laterale di nuovo, 1, via, di qua e di là, di qua e di là, hop, 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 10 secondi, dai dai, ancora, 5, alta intensità qua, per favore, please, pausa 10, sit up, tocco piede, e vado in 3, 2, 1, via, di qua e di là, di qua e di là, 10 secondi, solo 5, 3, 2, 1, push up pulsato,
vado giù, pulso e torno su. Alterniamo a squat, discesa lenta, push up, pulso, su, push up, pulso, su. Vai, push up, pulso e su. 5, 2, pausa 10, squat, discesa lenta, su esplosivo con un salto. 2, 1, scendo piano, salto, scendo piano e salto. Controllo bene la discesa, esplodo in salita. 8 secondi. 5, 2, pausa 10, push up pulsato. Ci siamo, 2, 1, via, push up, pulso e su, push up, pulso e su. 12, dai che ce l'hai. 8, 3, pausa 10, di nuovo, squat, discesa lenta, salita pulsata, salita esplosiva, via, scendo piano, esplodo, hop. Dieci secondi, cerca di esplodere proprio, boom, ok? Boom, 3, pausa 10, ripartiamo dall'inizio, drop squat laterale, 3, 2, 1, via, quindi abbiamo finito il primo giro, la prima metà, ripetiamo uguale a prima e abbiamo completato, dai, 5, 3, 2, 1, pausa 10, sit up, tocco piede, 2, 1, via, sit up, tocco piede, e rapido, di qua e di là, 12, 8, 5, 3, 1, pausa, in piedi, drop squat laterale, 2, 1, via, 15, forza, drop squat laterale, 5, 2, 1, pausa 10, sit up, tocco piede, 5 secondi, via, sinistra, destra, sinistra e destra, hop, 10 secondi, ci siamo, 5, 2, 1, pausa 10, push up pulsato, come prima, adesso abbiamo queste due serie, dai, via, push up, pulso, su, push up, pulso e su, per bene, dai che siamo in fondo, mancano 2 minuti alla fine, ormai si regge, oggi si regge bene, dai, oggi non ho neanche il fiatone. Pausa 10, squat, discesa lenta, esplosivo, 3, 2, 1, discesa lenta, su esplosivo, discesa lenta, su esplosivo, 10 secondi, 5, 2, pausa 10, push up pulsato,
Ci siamo? 2, 1, via, push up pulsato. Hop, e via. Otto secondi. 3. Dai che siamo arrivati alla fine. Pausa 10, ultimi 20 secondi di lavoro. Discesa pianino, salita proprio esplosivissima, via. Scendo piano, esplodo. Scendo piano, esplodo. 10 secondi. 5, 3, 1, bang! Calorie siamo a 295. Frasina e stretching. Frasina. Allora, vi leggo una frasina, però prima vorrei un attimo fare un piccolo commento da cui poi ho letto la frasina. Vi leggo la frasina che c'entra. Riguardo gli scontri che hanno fatto ieri i tifosi del Napoli e della Roma, ma indipendentemente da Napoli e Roma, poteva essere chiunque, sull'autostrada A1. Io mi domando, se questo è sport, se questo è il calcio, sono molto felice di non vedere e di non avere quasi più niente a che fare col calcio. Il calcio so che non è questo, però chissà perché queste schifezze le fanno sempre le tifoserie del calcio, non lo so perché. Comunque, vabbè, imbarazzante, cioè, mi metto anche nei panni di quelli che erano forze dell'ordine, di quelli che erano in coda per questi imbecilli che si picchiavano sulla 1. Comunque, frasina, viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole. Ragazzi, lo so che il calcio non è questo, era una provocazione. Il calcio comunque non è questo, e non è assolutamente, non bisogna andare a fare tutta l'erba a un fascio, e non sia mai. Però è stato veramente brutto da vedere, veramente una schifezza. Il calcio non è questo, ma le tifoserie del calcio spesso fanno questo. Spesso, ho detto, non sempre. Prendo il piede e tiro. E stiamo lì e teniamo. Prendo il sinistro. La corsa, adesso vi faccio un esempio sulla corsa. Cioè, non ho mai visto tifoserie di Kipchoge, di Mo Farah o quant'altro picchiarsi. Cioè, è un momento di gioia la maratona, è un momento, ma come anche nel tennis, cioè in molti sport è così. Vado giù, mi prendo i piedi. Non capisco perché nel calcio ci debba essere questo modo di violenza, questa cosa di picchiarsi fra le tifoserie, cioè non lo so, io più scopro gli altri sport più mi rendo conto che il calcio a volte è malato da questo punto di vista. Porto dietro il braccio, poi è uno sport bellissimo, ci ho giocato tanti anni e quant'altro, però sono un po' deluso ultimamente perché si vedono tante di queste schifezze, si vedono giocatori che vanno, diciamo, solamente in base ai soldi, poi è chiaro che i soldi, ragazzi, tutti lavoriamo per i soldi, anche loro lo fanno, però, boh, non lo so, mi sembra molto finto, squadre che si indebitano fino alla morte per prendere il giocatore più forte. Sarà questo lo sport? Ruotiamo il bacino, dai, poi abbiamo quasi finito. Mi sono un pochino incazzato su sta cosa oggi, dai. Vado giù, molleggio e salgo con le braccia, ancora. Giù, molleggio e salgo con le braccia. Porto con la mano destra il collo verso sinistra. Porto verso sinistra il collo. Ok. Bene, noi ci vediamo giovedì mattina. Ci vediamo giovedì mattina e basta, alle 7 direi. Comunque poi vi faccio il reminder. Ciao a tutti, buona serata.